Ciao, sono Marco, benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei farvi vedere come si fanno a prendere le misure per ordinare una tapparella. Prendere le misure è un lavoro molto semplice, ci vogliono 5 minuti, ma ho notato nel mio lavoro che nessuno è capace di farlo. Quindi vi spiegherò come si fanno. Allora, prima cosa bisogna vedere che tipo di guida avete montato. Le guide più utilizzate al 90%, anzi anche di più, sono quelle in acciaio, le classiche guide che si montano dagli anni 50. Allora, bisogna per prima cosa controllare che tipo di guide una persona abbia per la profondità. Ora vi spiego. Se avete montato delle guide, per esempio queste sono quelle per i serramenti in alluminio, il buco, la profondità del buco, sarà diverso rispetto a quelle in acciaio. Per esempio, questo, guardando dentro, la canalina è da 25. Queste altre in acciaio invece danno 20. Quelle in PVC daranno una misura diversa anche quella. Quindi la prima cosa da fare è controllare la misura della canalina. E poi il gioco è fatto. Per esempio, queste sono quelle in acciaio. Il buco è da 20, quindi noi cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere la misura da una guida all'altra e aggiungere 30. Aggiungeremo 30 perché lasceremo 5 mm per lato per far scorrere bene la tapparella. Quindi faremo così. Prenderemo la misura, qui ci dà 70, quindi la nostra misura sarà base 73. Ora che abbiamo preso la misura della base, non ci resta che prendere la misura dell'altezza. Prendere la misura dell'altezza è molto semplice, basta prendere la misura dalla linea del pavimento, quindi dal marmo che ci sarà esternamente alla casa, e prendere la misura fino al rullo dentro nel cassone. Quindi, se per dire da per terra abbiamo a livello del rullo 2005, quindi 250 cm, noi la nostra tapparella dovremmo ordinarla 73 per 250. Spero di essere stato di aiuto, se avete qualche bisogno o qualche chiarimento scrivetemi qua sotto e sarò lieto di aiutarvi. Buona giornata.